Nell'auditorium il corteo accademico. Siete pregati di alzarvi in piedi e di prendere posto.
Ci alziamo in piedi per l'inno nazionale. Autorità, illustri ospiti, cari colleghi, cari studenti, signore e signori, è con vivissima soddisfazione che introduco questa cerimonia di conferimento di una laurea honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Macerata. Con la laurea honoris causa che ci accingiamo a conferire al professor Stefano Rodotà, il nostro Ateneo prosegue una tradizione che ha visto onorate in questi anni illustri personalità di rilievo internazionale, le quali nei diversi campi scientifici e culturali si sono particolarmente distinte per l'originalità e la rilevanza del loro impegno e della loro ricerca. Nel corso dei procedimenti che hanno portato in passato ad assegnare tale prestigioso riconoscimento, al quale l'Università degli Studi di Macerata ha sempre inteso attribuire carattere di assoluta eccezionalità, si è costantemente cercato di prendere le mosse dagli interessi scientifici e culturali coltivati nel nostro Ateneo al fine di richiamare di volta in volta l'attenzione su modi esemplari di interpretarli e di svilupparli a vantaggio dell'intera comunità scientifica e dell'intera collettività. La scelta della nostra Facoltà di Scienze Politiche di attribuire la laurea honoris causa al professor Stefano Rodotà si iscrive pienamente nel solco di questa tradizione. È tutt'altro che semplice, devo confessare, a riassumere anche solo per titoli e attraverso rapidi cenni il ricchissimo e prestigioso curriculum di studioso ed intellettuale prestato alla politica e impegnato in alti e delicati incarichi pubblici in Italia e all'estero del candidato. Professore emerito di diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza e presidente del Consiglio di Amministrazione dell'International University College di Torino, Stefano Rodotà è stato deputato al Parlamento italiano dal 1979 al 1994, dove ha ricoperto anche l'incarico di vicepresidente della Camera dei Deputati e di presidente del gruppo parlamentare della sinistra indipendente e più tardi del Partito Democratico della Sinistra. È stato deputato al Parlamento europeo e membro dal 1983 al 1994 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Ha ricoperto altresì prestigiosi e delicati uffici come quelli di Presidente del Comitato Scientifico dell'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, di Presidente della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, di Presidente della Commissione per la Riforma delle Norme sulla Proprietà del Codice Civile e più recentemente, dal 1997 al 2005, di Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In tale veste, tra il 1998 e il 2002, è stato chiamato a presiedere il gruppo di coordinamento dei garanti per il diritto alla riservatezza dell'Unione Europea.
A tali incarichi di assoluto prestigio occorre aggiungere quelli di componente del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie e di membro della Convenzione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Egli figura tra gli estensori di un documento di straordinaria importanza, quale la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In ambito prettamente scientifico, il professor Stefano Rodotà ha dato alle stampe diverse centinaia di saggi, articoli e monografie, molte dei quali tradotti nelle principali lingue europee, ha diretto e dirige riviste scientifiche specializzate, qui ricordo solamente le autorevolissime Politica del diritto e Rivista critica del diritto privato, ha tenuto corsi e seminari nei più prestigiosi atenei e centri di ricerca di tutto il mondo. Anche chi non è addentro alle problematiche scientifiche del diritto in senso stretto, anche chi non è addentro, non sono certamente sfuggite le sue collaborazioni editoriali, i suoi autorevoli interventi apparsi negli ultimi decenni sui principali quotidiani e riviste del nostro paese, da Il Giorno al Corriere della Sera, alla Repubblica, da Il Mondo a Nord e Sud, a Panorama, solo per fare qualche esempio. Aggiungo che l'Università di Macerata è orgogliosa di aver annoverato Stefano Rodotà, allora molto giovane, appena trentenne, ma già serio e apprezzato studioso, tra i professori della nostra facoltà di giurisprudenza, dapprima come docente incaricato di diritto civile dal 63 al 66 e poi come professore straordinario della stessa disciplina dal 1966 al 68. Ai colleghi della Facoltà di Scienze Politiche, al preside in primis, spetta il compito di lumeggiare lo straordinario profilo di ricercatore e di giurista del professor Stefano Rodotà, nonché l'importante contributo da lui offerto come docente, come maestro di tanti giovani studiosi nelle aule universitarie. A me sia consentito di sottolineare, sia pure in modo necessariamente sintetico, estremamente sintetico, come l'itinerario di ricerca e di insegnamento del professor Stefano Rodotà e l'esperienza da lui maturata in qualità di esperto di diritto e di intellettuale studioso impegnato in politica a livello nazionale e internazionale rappresentino oggi un esempio e un modello per quanti continuano a credere, specie di fronte alla grave responsabilità di far crescere e maturare le giovani generazioni, che l'università può fornire alla politica e alla stessa crescita e maturazione della società civile un contributo importante, per certi versi ineludibile, di idee, di progetti, di competenze tanto autentiche quanto necessarie. Che prendere a cuore i problemi, le legittime aspettative, i reali bisogni delle università e della ricerca scientifica che in esse si svolge in sommo grado vuol dire non solamente assolvere a un compito che è proprio e specifico di ogni classe dirigente in ogni epoca, ma in questo nostro tempo estremamente difficoltoso e incerto significa davvero investire sull'intelligenza, la competenza, il rigore critico, l'incremento e la circolazione dei saperi. In una parola, significa investire sul futuro di questo Paese. Vuol dire puntare non su questa o quella ideologia, non su questa o quella convenienza politica di piccolo cabotaggio, ma sulla forza della ragione e dell'intelligenza, su una concezione della laicità che nulla ha a che vedere con gli esasperati laicismi e che pure può offrire un autentico baluardo di fronte al manifestarsi di vecchi e nuovi fondamentalismi di ogni genere, su un'idea dello stesso vivere civile complessa, articolata, pregna di cultura, su un'autentica intelligenza degli avvenimenti che in quanto tale è capace di smascherare e magari di resistere e di contrapporsi con successo alle tante pericolose semplificazioni e ai tanti riduzionismi che sembrano andare per la maggiore in questo nostro tempo. Allora, alla luce di tutto questo, in considerazione dell'elevato valore scientifico e dell'indiscusso prestigio internazionale del candidato, in considerazione dello straordinario impegno da lui profuso sul versante della crescita politica e culturale, della maturazione etico-civile del nostro Paese, desidero esprimere l'apprezzamento vivissimo dell'intero corpo docente del nostro Ateneo per la decisione assunta dalla Facoltà di Scienze Politiche di conferire la laurea honoris causa al professor Stefano Rodotà.
Come tutti i presenti sanno, quella conferita al professor Rodotà è l'ultima laurea honoris causa del mio mandato rettorale. Tra poche settimane, infatti, il professor Luigi Racchè, rettore eletto lo scorso 10 giugno, assumerà ufficialmente la guida del nostro Ateneo. Mi sia consentito in questa sede, in questo momento così importante, rivolgergli pubblicamente gli auguri più cari e insieme la promessa di un sostegno costante e di piena condivisione delle sue scelte di governo. Grazie. Ed ora, seguendo un rito ormai consolidato del cerimoniale con cui sono conferite le lauree honoris causa della nostra università, cedo la parola al preside Francesco Adornato, il quale pronuncerà la tradizionale laudatio del candidato. Magnifico rettore, autorità, chiarissimo professor Stefano Rodotà, cari colleghi, gentili studenti, cari studenti e signori studenti, gentili ospiti. Non è certo semplice per me, in una specie in un'occasione significativa e solenne come questa odierna e davanti ad una presenza così autorevoli, riprendere con puntualità, compiutezza e approfondimento opportuni il pensiero giuridico di Stefano Rodotà, analizzare cioè i suoi contributi che a partire dal diritto civile hanno costruito percorsi innovatori non solo in ambito strettamente civilistico, ma con riferimento al sistema giuridico nel suo complesso ed ai suoi rapporti con una più ampia dimensione della politica del diritto e della politica in senso lato. Non è questo il mio intendimento, e del resto non avrei le forze, di questo ne sono consapevole, quanto invece tracciare in sintesi e con riferimento solo ad alcuni dei suoi temi di ricerca le linee fondamentali dei suoi contributi giuridici all'interno di un più ampio sguardo e di un più intenso dibattito sulla società nel suo complesso. In questo senso devo riprendere quanto stamattina il professor Rodotà in un affollatissimo seminario sui beni comuni ha osservato. Anch'io, caro Stefano, sarò costretto ad essere in modo orrendamente sintetico per non sottrarvi tempo all'onore e al piacere che abbiamo di ascoltare un maestro riconosciuto come Stefano Rodotà, e in modo ancor più orrendamente sintetico per non annoiarvi. Detto questo, devo osservare che già nell'editoriale del primo numero di Politica del Diritto, e siamo nel luglio del 1970, Stefano Rodotà, fondatore della rivista, indicava quale dovesse essere la vera responsabilità di una scienza giuridica, non timorosa d'incontro con le altre scienze sociali, o come altrove avrebbe scritto, di una scienza che da formale divenisse scienza sociale propriamente detta. Essa, sottolineava, si deve porre come un luogo in cui non solo si apprestano strumenti tecnici che pretendono alla neutralità, ma si operano pure coraggiose scelte politiche capaci di restituire a quegli strumenti la funzione di attuare i valori che soli possono condurre a trasformazioni profonde della società. Si è soliti considerare Rodotà come il giurista italiano che forse più di ogni altro è stato in grado di operare per questa trasformazione profonda della società, in grado di aprire nuove strade, di avventurarsi, per usare i suoi parole, sui sentieri della politica del diritto e di avventurarvisi coraggiosamente, armato di principi e di valori per affermare e ricostruire diritti e libertà. Questa interpretazione, pur se indiscutibilmente esatta, si rivela parziale, perché rischia di lasciare al margine quell'attenzione alla realtà del sistema positivo e perciò agli strumenti tecnici che per Stefano Rodotà invece è stata, fin dai primi impegnativi lavori giovanili, al centro della sua riflessione, e soprattutto perché non dà giusto rilievo alla questione che è fondamentale in epoca di transizione. Il giurista deve fare opere di trasformazione o deve riformare l'ordinamento? La risposta di Rodotà ci fa capire in tutta la sua importanza e il significato che attribuiva alla ricerca che andava svolgendo,
Un mutamento di atteggiamenti scientifici non può rimanere senza effetto sulla sistemazione delle singole disposizioni che ad un approfondimento dell'indagine sono destinate a rivelarsi per più aspetti come materiale ancora grezzo. In altri termini, non si tratta di un astratto desiderio di perfezione tecnica, proprio del tradizionale metodo dell'esegesi, ma dell'intenzione di utilizzare in diverso modo gli strumenti tecnici, secolarizzando, diceva, l'impostazione dei problemi, e cioè accertando quanto delle motivazioni morali, sociologiche, ideologiche si sia realmente espresso nella disciplina giuridica. La particolarità e il merito di questa ispirazione, che in una certa fase del suo percorso Rodotà non ha avuto remore di definire ideologica. Del resto, le ideologie della riforma del codice civile era dedicata alla prolusione che tenne in questa università, nell'Aula Magna, per l'anno accademico 1966. Ora, la particolarità e il merito risiedono nella sua storicità, sicché ne consegue il bisogno di mantenere le costruzioni scientifiche in forme aperte, proprio per evitare quegli irrigidimenti che in passato consentirono l'ingiustificato permanere di vecchie convinzioni o l'indiscriminato prevalere del formalismo, ed inoltre per ricondurre a un più generale disegno ciò che può apparire frutto dell'occasione e dell'arbitrio. L'opera di Rodotà si muove in questa direzione. Particolarmente significativa la riflessione sulle clausole generali nel segno di quel paradigma che anche passaggio sono sue espressioni dalla dogmatica alla topica. Conseguentemente la flessibilizzazione del diritto e l'articolazione dei luoghi e della forme della produzione normativa permettono l'adeguamento del sistema al mutamento della realtà, senza necessariamente ricorrere all'intermediazione del legislatore statuale e nello stesso tempo rendono possibile attingere a una pluralità di fonte anche di origine non statuale, garantendo pluralismo e diversità. La forza del suo pensiero si manifesta in almeno tre versanti. Sul versante del confronto continuo e mai formale con la più alta dottrina di civil e di common law, che gli consente di individuare nuovi e originali orizzonti. Sul versante di una profonda cultura storica, quel dialogo fitto, gli dicevo, con il passato e con gli storici, tra i quali interlocutore fondamentale è Riccardo Restano. Dialogo che consente di utilizzare materiali ricchi e dispersi per dare fondamento più solido ad una costruzione complessiva. Sul versante inoltre di un'interpretazione delle norme in cui dimostra finissime doti di esegeta, tanto più acute quanto più affidati a passaggi solo apparentemente marginali e con cui dà vigore formale anche a quella costruzione. Fin dalle opere giovanili i temi che affronta non sono mai stati al margine e la ragione emerge chiaramente da quella recente riflessione su se stesso e sul suo lavoro che si intitola 40 anni dopo, apparsa recentemente sulla rivista critica di diritto privato del 2009 che si collega direttamente alla prolusione maceretese del 66. Mi limito a richiamare brevissimamente alcuni passaggi. Era il bisogno fortemente avvertito, scriveva Rodotà, di guardare più profondamente nel diritto per coglierne un senso che sembrava perduto, di risvegliare la cultura giuridica dal sonno dogmatico, di farla uscire da un isolamento che precludeva un dialogo vero con le altre discipline, con la società e con la politica, condannandosi alla stessa sterilità scientifica. Era il bisogno di reintegrare il diritto in un più ampio contesto, senza limitarsi a quella demistificazione dei concetti giuridici o, come allora si diceva, del diritto borghese, propria della fase del cosiddetto uso alternativo del diritto, della quale Rodotà fu uno dei protagonisti, ma della quale chiarì subito i limiti e gli eccessi nel sottolineare l'errore di ritenere che il diritto riproducesse la volontà della sola classe dominante e come invece esso riflettesse i rapporti di forza esistenti tra le varie classi sociali. Proprio da questa sua opera, interprete innovativo della normativa, scaturisce, direi in modo conseguente, la sua riflessione sulle prospettive, cioè quella politica del diritto, cioè che non è solo il nome della sua rivista, che pure per 40 anni, per 4 decenni, ha avuto una funzione fondamentale nel dibattito giuridico e non solo, ma è la chiave per comprendere nella sua pienezza l'opera di Rodotà. In altri termini, Rodotà come interprete e come politico del diritto, e che si esprime
già in termini fortemente innovativi a partire da una valutazione critica degli stessi manuali di diritto privato. Nella tavola rotonda, svoltasi a Macerata il 3 e 4 maggio del 1974, la didattica nel diritto privato, organizzata allora da Adolfo Di Maio, direttore dell'Istituto di diritto privato, Rodotà individuava due difetti fondamentali nei manuali tradizionali: la presunta neutralità tecnica e la scarsa rispondenza alla realtà, due facce della stessa medaglia, egli diceva, dato che nel momento in cui il manuale si fosse effettivamente aperto ai dati del reale, in questo caso il reale era anche l'ordinamento giuridico nella sua complessità e non soltanto il codice civile, in questi casi il manuale avrebbe dovuto, strada facendo, rinunciare a molti dei propri attributi di neutralità. In altri termini, il manuale proponeva un diritto immaginario agli studenti, proponeva un diritto immaginario, diritto cioè che con l'ordinamento vigente nel Paese aveva poco a che fare. Di qui la preferenza accordata da Stefano Rodotà alle raccolte antologiche, che incrociano l'ordinamento giuridico privatistico nella complessità del suo divenire. Cito il diritto privato, ricordo il diritto privato nella società moderna del 71, il controllo sociale delle attività private nel 77, volumi entrambi editi dal Mulino e introdotti e accompagnati da riflessioni problematiche del curatore, che non puntano a una nuova dogmatica, ma a restituire alle operazioni ricostruttive del giurista la funzione di dare evidenza ai nessi reali e la capacità di esprimere gli interessi effettivamente implicati nelle diverse situazioni. Mi perdonerete se devo, come dire, essere ancora più orrendamente sintetico, ma il testo nella sua interezza è rimandato alla pubblicazione che l'Ateneo farà. Ma soprattutto, riprendendo le problematiche anzidette, soprattutto, osservava Rodotà, occorre restituire all'insegnamento del diritto privato una dimensione critica. Lo strumento didattico non deve essere semplicemente rivolto alla componente tecnica, ma deve tendere a individuare il reale spessore dei rapporti sociali, non limitandosi a tener conto all'interno delle analisi giuridiche delle acquisizioni che provengono da altre scienze sociali, ma facendo del diritto una scienza sociale. Come ho già detto, non è questa la sede, nel senso che non c'è il tempo, ovviamente, per un'analisi dei suoi innumerevoli scritti, e nel limitarmi perciò ad alcuni temi devo osservare che la scelta è legata, e meno scuso, non al merito dell'illustre laureando, ma alle inclinazioni e perciò stesso ai limiti di chi oggi ha il grande onore di svolgere la laudatio. Mi riferisco innanzitutto al suo libro sul problema della responsabilità civile del 1977, il quale ha aperto nuove strade alla riflessione, strade obbligate per coloro che hanno affrontato e continuano ad affrontare questa tematica sempre più centrale nell'analisi giuridica, ma che appunto fino al suo libro aveva destato scarso interesse nella scienza giuridica italiana e comunque era oggetto di indagini condotte secondo il tradizionale metodo esegetico, come se si fosse trattato di una materia sottratta a quella che Savatier aveva chiamato accelerazione della storia. Il problema della responsabilità civile non consiste nella scoperta del vero autore del fatto dannoso, bensì, ed è questa la prima svolta impressa da Rodotà, nella fissazione di un criterio grazie al quale si può sostituire l'attribuzione automatica del danno con una giuridica. Il criterio previsto dall'articolo 2043 del Codice Civile, quello della colpa, fino ad allora considerato come fondamento generale della responsabilità, diventa solo uno dei criteri di imputazione del danno al soggetto responsabile, ancorché contenuto in una clausola generale che noi conosciamo, che i giuristi ben conoscono, qualunque fatto doloso, colposo, eccetera. Gli altri criteri sono contenuti nelle norme successive che riguardano figure tipiche di illeciti. La formula di Benedetto Croce, in etica e politica, che Rodotà cita, per cui non si è responsabili ma si è fatti responsabili, scolpisce il passaggio del criterio etico, la colpa, a un criterio propriamente giuridico, l'imputazione del fatto dannoso ad un soggetto sulla base di quanto previsto dalle norme. Conseguenza di questo passaggio è che il mutamento di prospettiva assunto dalla moderna legislazione in tema di responsabilità civile, dal danneggiante al danneggiato, si giustifica solo se si fonda non sulle componenti soggettive della condotta umana, ma sulle modalità dell'evento dannoso. E da queste muova per la formulazione dei criteri per
l'imputazione. Altre questioni qui andrebbero affrontate, come quella della solidarietà, del principio della transizione dal principio dell'atto in legge al principio del fatto dannoso, ma rimando al testo scritto. In un percorso però così ricco di contributi ad altissimo livello scientifico, non meno significativo, anzi altamente caratterizzante della sua percorso giuridico e del suo impegno politico, come stamani abbiamo visto nel seminario sui beni comuni, è stato quello sui temi relativi alla proprietà. Già il suo intenso saggio di esordio del 1960, Note critiche in tema di proprietà, apparso sulla rivista trimestrale di diritto e procedura civile, è un illuminante ed anticipatore manifesto, una sorta di progetto metodologico che l'ha visto da lì in poi uno dei protagonisti del diritto, della politica e delle intellettualità contemporanei a livello internazionale. In quel manifesto di intenti, Rodotà, il manifesto di intenti in quel saggio si rivela già attraverso l'avversione al formalismo giuridico, in ideale collegamento con Pugliatti, perché dice: l'esperienza della storia e gli insegnamenti dell'economia contemporanea non possono rimanere senza echi per il giurista, perché altrimenti l'opera sua rischia di divenire, come aveva osservato Filippo Vassal in una famosissima e importantissima prolusione, quella genovese del 1918, sulla legislazione di guerra e sui nuovi confini del diritto privato, l'opera sua del giurista rischia di divenire sempre più meschina, diceva Filippo Vassal, riportato Rodotà, di fronte alla grandiosità, alla complessità, alla vivacità di certi fenomeni. Rodotà: il problema della preoccupazione tecnicistica, osservava in questo saggio, che ha accompagnato il crescere della nostra dottrina dall'accettazione delle premesse pandettistiche, realizzava una progressiva chiusura di orizzonti, lasciando sullo sfondo, come osservava Calamandrei, che credo sia un altro dei maestri presenti nel Pantheon ideale di Stefano Rodotà, lasciando sullo sfondo le premesse tendenziali al cui diritto positivo si collega. In tal senso, pur ritenendo in sé, in quello scritto, corretta l'affermazione di Finzi, secondo cui l'intrusione nel rapporto giuridico di elementi etici ed economici avrebbe indubbiamente segnato un regresso tecnico nello sviluppo del diritto, Rodotà ribadisce come questa impostazione avrebbe finito con il significare l'oscurarsi della coscienza morale e il rifiuto del difficile e ingrato mondo della politica, convertendosi nella più generale rinuncia ai dati dell'esperienza storica, che ha reso evidente l'incapacità di risolvere in considerazioni giuridiche i dati politici ed economici. Per il diritto di proprietà, ebbe a rilevare Arturo Carloiemo al Terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, alla vera linea di fratture si arriva quando, abbandonata l'idea di godimento pro sé, si entra nel concetto di funzione di carattere sociale. E devo qui riportare quanto stamattina il professor Rodotà ha osservato ancora una volta icasticamente. In questo modo trapassano nel campo giuridico gli elementi di contrasto tra coloro che possiedono e coloro che non possiedono, per i quali, come Alexis de Tocqueville aveva predetto, il grande campo di battaglia sarà la proprietà. Osservo su questo tema, in sintesi, che il pensiero, in sostanza, il filo conduttore del pensiero di Rodotà si rinviene nel tentativo di ridefinizione del diritto di proprietà, inserendovi in modo organico la funzione sociale attraverso cui le Costituzioni del secolo scorso, a partire da quella di Weimar, hanno cercato un più avanzato equilibrio tra interessi del singolo e bisogni della collettività, tra ragioni dei proprietari ed esigenze dei non proprietari. Di fronte alla domanda se la proprietà possa essere al tempo stesso un diritto e una funzione, Rodotà spinge l'idea che la formula sia una conciliazione degli opposti. Al contrario, la valorizzazione della funzione sociale, dice esplicitamente, è una professione di aderenza alla realtà legislativa e sociale. Ridefinire la proprietà, includendovi la funzione sociale come elemento del diritto, importa che ogni norma di legge che limiti le facoltà del proprietario o che ponga condizioni all'esercizio di questa facoltà o che imponga obblighi al proprietario non vada considerata come eccezione all'assolutezza del diritto di proprietà, bensì come espressione della funzione sociale di questo diritto. In tal modo l'assolutezza del diritto trova un criterio strutturale di
temperamento rimesso nelle mani del giudice è ancor più sostanzialmente un principio generale che consente di coordinare gli interessi particolari del proprietario e quelli dei non proprietari o quelli della collettività nel suo insieme, a cui non è estraneo lo stabilirsi di più equi rapporti sociali. Vorrei ricordare come questa interpretazione sia stata determinante in un passaggio significativo che ha riguardato anche la nostra città e il nostro territorio. È un passaggio significativo della storia politica, economico, sociale, giuridica del nostro Paese, quello relativo alla nostra vicenda dei contratti agrari, in cui la Corte Costituzionale, studiosi di indiscusso valore, oltre che autorevoli politici, furono impegnati in Parlamento. Ricordo che proprio nel 1982, in questa università organizzata da professor Carlo Alberto Graziani, si svolse un convegno che ha rappresentato una tappa importante nel dibattito su questo tema e a cui parteciparono tra gli altri Michele Giorgiani, Giovanni Galloni, Pietro Perlingeri, Adriano Sciaffi. Perché ho citato questo convegno? Perché esso, per richiamarmi alle stesse parole del Rettore, è stato un convegno che ha sintetizzato in modo esemplare il ruolo di un'università rispetto ai suoi compiti scientifici, da un lato, e soprattutto anche, non di meno, rispetto ai suoi obblighi sociali, il rapporto in modo particolare al territorio su cui insiste. L'attenzione di Rodotà ai temi della proprietà si è espressa in innumerevoli saggi e monografie qui citati, e per cui non vado oltre per osservare che essa ha trovato un'attenzione, una ulteriore, più avanzata composizione nel volume Il terribile diritto edito nel Mulino dall'inizio degli anni Ottanta. La proprietà torna ad apparire ancora come luogo di un conflitto fondamentale, di cui però sono nettamente mutati i termini, che vanno oltre il contrasto tra abbienti e non abbienti, tra proprietari e non proprietari, ancorché svolti all'interno di una logica di individualismo possessivo. È ormai visibile un intreccio nuovo, dice, e siamo già ai temi di oggi e al seminario di stamani sui beni comuni, determinato dall'emergere e dal diffondersi di interessi di natura collettiva, che non ripropongono tanto la questione tradizionale dell'attribuzione soggettiva o dei criteri di gestione dei beni in proprietà, quanto piuttosto mettono in dubbio l'attitudine stessa delle tecniche proprietarie ad affrontare e risolvere nuovi problemi di distribuzione ed uso delle risorse. In sostanza, la rottura del nesso esclusività, interesse, bene evidenzia come il rapporto individuo e beni non debba necessariamente essere mediato dalla logica proprietaria. Vorrei ricordare che in questo senso, che vi anticipa la discussione oggi, che è planetaria, come osservava lo stesso professor Rodotà stamani, dei temi comuni, nel 1992, in un suo fortunato volume da un titolo molto intrigante, molto suggestivo, fra l'altro gli scritti di Stefano Rodotà hanno rimandi di una sterminata cultura giuridica che arriva non solo a studiosi delle altre discipline del diritto, ma alla letteratura, da Joyce a Emily Dickinson, a uno sconosciuto Delfini, che farebbe piacere a tanti dei nostri cari amici. Allora, nel 1992, in questo libro, rilevava come beni di rilevanza collettiva, come quelli culturali o ambientali, sollecitano ormai una proprietà, tra virgolette, di terzo grado, non più privata e neppure statuale, che li faccia addirittura divenire patrimonio comune dell'umanità. Oggi sono questi beni comuni, acqua, aria, ambiente, in senso lato, a trovarsi al centro di un conflitto planetario, dicevamo, la cui natura politica non è riconducibile né risolvibile all'interno dello schema tradizionale a cui siamo stati abituati tra proprietà pubblica e proprietà privata. Il tema dei beni comuni, ha scritto recentemente, segna davvero il nostro tempo e non può essere affrontato senza una riflessione culturale e politica. Non a caso, mi permetto di aggiungere, ma stamani il professor Rodotà ne parlava, va a innestarsi, ad incorporarsi significativamente anche dentro la più ampia e globale questione del neocolonialismo, che vede potenze emergenti da un lato e fondi di investimento dall'altro accaparrarsi nei paesi a diverso sviluppo terreni per trarne risorse alimentari ed energetiche nonché fonti d'acqua. Tutto ciò determina nuove insicurezze e nuove diseguaglianze su scala globale. Si tratta in sostanza di moderne forme di recinzione, di chiusure,
di marxiana memoria, mentre all'incontrario oggi i beni comuni ripropongono l'irriducibilità del mondo alla logica del mercato, da un lato, e dall'altro illuminano un aspetto nuovo della sostenibilità che riguarda non solo l'uso irrazionale dei beni materiali, ma anche quello di consentire un impiego diffuso delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica. La necessità, anche qui vi chiedo perdono di questi passaggi un po' più veloci, la necessità di garantire nel tempo i beni comuni riporta alla luce, osserva Rodotà, il tema dell'eguaglianza, perché l'accesso ad essi non può derivare da logica di casta, a seconda della disponibilità finanziaria dei singoli. In sostanza, ed questo è una delle stelle polari di Stefano Rodotà, attorno ai beni comuni si propone appunto la questione della democrazia e della dotazione dei diritti di ogni persona. L'orizzonte, anche in questo caso, di Stefano Rodotà va, della sua riflessione, delle sue proposte, va oltre il semplice schema giuridico. Tende cioè a pensare riforme della proprietà pubblica che attraverso un diverso uso dell'ingente patrimonio pubblico consente di costruire un modello di sviluppo di lungo periodo, socialmente responsabile e capace di realizzare una res pubblica assai più desiderabile rispetto al modello attuale e si badi, per riprendere la discussione di stamani, non solo dal punto di vista dell'efficienza, ma non di meno dal punto di vista della civiltà. Torniamo dunque al manifesto d'intenti e viaggio verso l'ultimo passaggio di questo mio intervento. Note critica in tema di proprietà, in cui si segnalava l'esigenza, in cui Rodotà segnalava l'esigenza di andare oltre i limiti dell'esperienza civilistica italiana del tempo, attraverso un effettivo scambio tra opinione giuridica e opinione pubblico-politica ed un rapporto sempre più strettamente dialettico tra diritto e società. Esemplare è in questo senso il suo approccio al fenomeno delle tecnologie, che dice stanno cambiando il mondo nel suo complesso e la vita di ognuno di noi in particolare, dando luogo a nuove prospettive ma anche a nuove angosce per l'uomo contemporaneo. Il fine ultimo delle tecnologie sembra essere, infatti, dice, quello di sostituire il mondo naturale con un proprio diverso mondo, interamente dominato dai suoi processi e dai suoi prodotti, in cui ogni traccia dell'umano preesistente pare destinata alla sua definitiva scomparsa, che potremmo definire, a mio avviso, una sorta di disumanizzazione tecnologica. Le domande che sorgono davanti a questo scenario, per certi versi terrificanti, riguardano innanzitutto il governo di questo mutamento, i suoi poteri, i suoi limiti, ma riguardano non di meno il ruolo del diritto e della sua capacità di costruire quella che Stefano Rodotà chiama un'adeguata cura sociale. Oltre, osservo che anche rispetto a questi fenomeni emerge ancora una volta la centralità della questione proprietaria. Anche se l'intreccio tra innovazione tecnologica, mutamento sociale e soluzioni giuridiche non può essere affidato esclusivamente e racchiuso soltanto in esso. Privacy e bioetica ne sono una dimostrazione e Stefano Rodotà ha dato illuminanti contributi che costituiscono una pietra miliare in questo senso. Infatti, oltre alla dimensione proprietaria, per esempio su chi sia proprietario delle cellule oppure sull'uso che fanno dei nostri dati personali rispetto ai cui vantaggi economici noi non partecipiamo, oltre alla dimensione proprietaria è importante infatti sottolineare il quadro delle novità innervatasi all'interno della disciplina giuridica dell'innovazione tecnologica, appunto, attraverso nuove categorie e nuovi profili giuridici. Se la privacy, sottolinea Rodotà, recuperando da altre discipline suggestivi rimandi, se la privacy nasce da costruzione del processo identitario borghese, essa ha oggi assunto una dimensione collettiva e tocca ormai l'opinione pubblica nel suo complesso, come in caso di comportamenti discriminatori basati sulle opinioni politiche, sindacali, religiose, di razza. Da qui alcune conseguenze. In primo luogo, la privacy diventa, nella costruzione giuridica di Rodotà, un volano per promuovere ancora una volta la parità di trattamento dei cittadini e per realizzare l'uguaglianza, connettendosi in tal modo all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, eccetera, eccetera. In secondo luogo, l'altra conseguenza, l'altra indicazione che viene fuori è quella di individuare il piano reale dei conflitti e la messa a punto di strumenti per la gestione collettiva
e in sostanza, poiché il dato reale dello squilibrio tra le parti impone lo spostamento dall'attenzione dei mezzi di reazione individuale agli strumenti di controllo sociale di cui si era già occupata nel citato volume. Anche qui le problematiche da trattare sarebbero tante, mi limito solo a dire che proprio qui e ora, in questo momento, il tema della privacy si inserisce prepotentemente in una dimensione politica internazionale legata alla lotta al terrorismo, con la richiesta del Presidente Obama al Congresso americano di approvare una legge che obblighi tutti gli operatori del web a prevedere meccanismi per essere intercettati. In tal modo essa si pone al centro di un intreccio tra diritto alla riservatezza, sicurezza nazionale, interesse degli sviluppatori di software. E anche qui salto il problema che la magistratura italiana sta ponendo ad una nota società che lavora sulla rete e con cui è possibile dialogare, che ha algoritmi cifrati e che, secondo la magistratura, diverse procure si rifiuta di fornire gli algoritmi cifrati per, diciamo, la lotta alla criminalità. La problematica delle tecnologie affrontata da Rodotà con riguardo anche agli effetti che provocano sul corpo, o meglio sui due corpi, quello elettronico e che ci appartengono, quello elettronico e quello fisico. Il corpo elettronico nasce dalla costituzione e dal collegamento tra banche di dati personali sulla rete, da quelle anagrafiche e quelle di consumo, che ci rendono, come immaginificamente rileva Rodotà, entità nello spazio virtuale. Chiunque, collegandosi alla rete, può imbattersi nel corpo elettronico di chiunque di noi, composto da tante informazioni decontestualizzate dalla nostra realtà, e può costruire il nostro corpo, con ciò ponendo problemi seri alla nostra identità e personalità. Insomma, come osserva Rodotà, le diverse forme o tecniche di raccolta dell'informazione avviano una sorta di scomposizione del corpo, un processo che le diverse tecniche chirurgiche e genetiche metteranno, come dice, in clamorosa evidenza, consentendo trapianti, cessione di cellule, legamenti, tessuti. In tal modo, le tecnologie investono la sfera privata nella sua fisicità, il corpo e nella sua dimensione immateriale. Rispetto poi alla problematica del corpo dal punto di vista fisico, se l'impianto comodicistico, come ho osservato nel suo volume Le regole tra diritto e non diritto, Le regole e la vita, se non erro, l'impianto codicistico ha dato necessario rilievo alla persona, ne ha ignorato la fisicità, mentre oggi il diritto si misura con nuovi processi che investono il corpo, il quale viene riprodotto e moltiplicato, distribuito nello spazio e nel tempo, tanto che è emersa anche attraverso diverse pronunce giurisprudenziali che Rodotà cita nel volume, la categoria giuridica di unità funzionale del corpo, comprendente anche entità fisicamente collegate in diversi luoghi, in luoghi diversi, che devono essere protette anche per consentire a ciascuno il diritto all'autodeterminazione. Il corpo è spinto cioè verso nuove frontiere, e alla domanda se nell'attraversarle si perde la dimensione dell'umano, Rodotà ancora una volta ribadisce che il diritto deve accompagnare questa novità con l'estensione delle regole già stabilite, con i rafforzamenti e gli adattamenti necessari a questa nuova realtà che si viene costruendo. I diritti umani, osserva, non sono perduti in un'eventuale transizione verso il transumano. Le loro ragioni profonde a difesa di esistenza e dignità ricevono anzi un'ulteriore più forte conferma. Il diritto si affaccia su questi nuovi territori e da essi non può distogliere lo sguardo. Allora, nel concludere, si può affermare che in tutte queste tematiche Stefano Rodotà ha certamente aperto nuove strade al dibattito giuridico e anzi ha inserito la ricerca del giurista in una riflessione più generale sui grandi temi della nostra società. E questo il compito specifico e fondamentale che si è lucidamente assunto fin dai suoi primi lavori e che ha svolto in tutta la sua vita di studioso. E se il risultato è stato positivo, come possiamo constatare dal dibattito culturale contemporaneo, dalla infuocata realtà di questi anni, ciò è stato possibile soprattutto grazie all'opera di Stefano Rodotà, alla sua capacità di penetrare i problemi guardando alla realtà, alle altre discipline e al futuro. Ma nello stesso tempo, e in questo si dimostra giurista nel senso più pieno e vero del ruolo, partendo dalle norme, nel loro complesso articolarsi caratterizzato sempre più dalla molteplicità delle fonti che egli, ed è stato tra i pochissimi in grado di dominare,
con la ostinata consapevolezza della centralità delle norme costituzionali. E in questo cammino di studioso e di uomo politico, Rodotà non ha mai smarrito, e va detto in modo scultoreo, in modo lapidario, la stella polare dei diritti civili e della laicità, avvertiti come capisaldi dell'affermazione e dell'ampliamento della democrazia. Vi prego, prima di consentirmi, prima che io finisca, di richiamare il suo volume del 1978, Alla ricerca della libertà, in cui aveva evidenziato che una politica dei diritti civili consente l'ampliamento della sfera di influenza diretta dei cittadini, e con sguardo, oserei dire premonitore, aveva ribadito che in tal modo si sceglie nettamente di privilegiare i valori dell'articolazione e del mutamento sociale in luogo del progetto di semplificazione autoritaria che ci viene periodicamente riproposto. Contestualmente, i riferimenti e le connessioni dei suoi contributi ai principi della laicità non sono mai espressione di una professione di fede, ma una componente essenziale anche qui del discorso pubblico in democrazia, e guidati, come ha scritto nel suo recentissimo libro, perché laico da un profondo convincimento democratico, non da intransigenza astratta e meno che mai dall'idea di spaccare il mondo in due, tra credenti e non credenti. La laicità, gli dice, non è indifferente ai valori, ma anzi ne riconosce la rilevanza nelle dinamiche individuali e collettive. In questo senso, richiamandosi ad un lontano significativo di un altro maestro, Gaetano Salvemini, ripropone Stefano Rodotà in queste dinamiche riferimenti fondamentali della laicità stessa: l'eguaglianza e la dignità, la libertà di informazione e della manifestazione del pensiero, la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento. Principi forti, osserva, che risolvono la laicità nel quadro più generale delle regole della democrazia e che si manifestano, ancora una volta il suo rimando, nella trama costituzionale. Stefano Rodotà è stato un punto di riferimento fondamentale non solo per la scienza giuridica, per il dibattito dei giuristi, ma per le nostre persone, per tanti di noi, giuristi e non giuristi, che alla ricerca di nuove strade, alla ricerca di seri confronti, di solide ancore, spesso in quest'epoca di lancinanti incertezze, trovano nelle sue indicazioni e nelle sue parole l'orizzonte di un percorso che non solo interpreta il presente, ma concorre in modo illuminante a costruire il futuro. Vorrei concludere, per davvero, con le parole di Stefano Rodotà, a loro volta conclusive della prolusione al corso di diritto civile che tenne in questo Ateneo per il 18 dicembre del 1966, Stefano, è passato un po' di tempo, ideologia e tecnica della riforma del diritto civile, oggi ripubblicata dall'edizione scientifica dell'Istituto Sorolla La Benincasa, arricchita da questa sua riflessione ulteriore 40 anni dopo. Parole, professor Rodotà, che mi permetto di fare mie e nelle quali, ne sono certo, molti dei presenti si riconosceranno. Mosso da questi diversi pensieri, concludeva la prolusione, chi vi ha parlato non aveva assoluti da disvelare. Ma la sconfinata ricchezza dei problemi non è per lui occasione di sgomento o fonte di angosce nel lavoro quotidiano. Lo assiste una profonda e mondana fede nella ragione, per cui non ha timore, citando, ad avventurarsi nel grande mare del mondo dove, anche se con pericolo, si può nuotare liberamente. Grazie, maestro, continueremo a nuotare liberamente. Bravo. Grazie davvero al professor Adornato, al preside Adornato. La parola ora al professor Luca Scuccimarra, vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche, che darà lettura della motivazione con la quale il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 22 aprile 2009, ha deliberato unanimemente l'attribuzione della laurea honoris causa. Grazie. Stefano Rodotà è uno dei più autorevoli giuristi contemporanei. Ha insegnato diritto civile presso le università di Macerata, Genova e Roma La Sapienza.
Ha tenuto corsi e seminari nelle università di Parigi, Panthéon, Sorbonne, Francoforte, Strasburgo, Edimburgo, Barcellona, Lima, Caracas, Rio de Janeiro, Città del Messico. Ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università Michel de Montaigne di Bordeaux. Ha fondato e dirige le riviste Politica del Diritto e Rivista Critica del Diritto Privato, che hanno rappresentato fin dall'origine un punto di riferimento di alto valore scientifico, non solo per i civilisti, ma anche per i giuristi delle altre discipline. Nel corso dei suoi studi ha approfondito in modo originale e anticipatorio alcuni dei fenomeni più rilevanti della nostra società, con riferimento sia agli istituti tradizionali, dalla proprietà al contratto, alla responsabilità civile, che ha esaminato utilizzando categorie giuridiche fortemente innovative, sia ai problemi più acuti della modernità, dalle libertà civili alla privacy, dalla bioetica ai rapporti tra tecnologia e diritto, per i quali ha aperto nuove strade all'indagine giuridica. La sua attività di studioso e di docente si è accompagnata a un'intensa attività editorialistica su importanti quotidiani e riviste nazionali, sempre caratterizzata da una strenua difesa delle libertà e della democrazia e da una costante tensione civile diretta a tutelare e rafforzare i diritti e la dignità della persona in un quadro rappresentativo dei valori costituzionali. Stefano Rodotà ha poi svolto con forte impegno un'intensa attività parlamentare, fino ad assumere responsabilità istituzionali di primo piano. Nel 1992 è stato eletto vicepresidente vicario della Camera dei Deputati. Inoltre, dal 1983 al 1994, è stato membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali fin dalla sua fondazione, nel 1997 al 2005, dal 1998 al 2002 ha presieduto il gruppo di coordinamento dei garanti per il diritto alla riservatezza dell'Unione Europea ed è tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È stato componente del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie. È presidente della Commissione Scientifica dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea e dirige il Festival del Diritto di Piacenza. Tra le sue tante opere, alcune delle quali tradotte in varie lingue, ricordiamo Il problema della responsabilità civile del 1964, Il diritto privato nella società moderna del 71, Alla ricerca delle libertà del 1978, Il terribile diritto, studi sulla proprietà privata dell'81, Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie dell'informazione, una seconda edizione del 2004, La vita e le regole tra diritto e non diritto, del 2006, sino al recente Perché il laico, uscito nel 2009. Il rigore degli studi, la forza dell'argomentazione, il profondo convincimento democratico, l'approccio laico degli interventi fanno di Stefano Rodotà uno dei protagonisti della storia civile del nostro Paese. La sua profonda e acuta sensibilità alle tematiche politologiche, che si manifesta sia negli scritti giuridici, sia in quelli di più generale portata, offre specifico e motivato fondamento alla concessione della laurea honoris causa in Scienze della Politica. Prego il candidato di avvicinarsi al tavolo della commissione, c'è una barriera che ci... Magari prima gli diamo la laurea, no? Do lettura, se ci alziamo, do lettura della formula di rito per il conferimento delle lauree honoris causa. Per i poteri conferitici dalla legge, noi professor Roberto Sani, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 22 aprile 2009, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 gennaio 2010, conferiamo al professor Stefano Rodotà, nato a Cosenza il 30 maggio 1933, la laurea honoris causa in Scienze della Politica, classe delle lauree specialistiche numero 70S in Scienze della Politica. E il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge ed è dato oggi a Macerata, oggi 6 ottobre 2010 a Macerata. Tante care congratulazioni, professore. È un grande onore
Insieme al diploma di laurea, anche la medaglia e il sigillo dell'Ateneo e la cravatta dell'Ateneo. E sulla cravatta occorre aprire un attimo la discussione, professore, perché nel momento in cui la si accetta si prende l'impegno di tornare annualmente, a proprio comodo naturalmente, a tenere seminari e incontri e convegni, eccetera. Per cui L'aspettiamo con la cravatta e l'aspettiamo presto, davvero, per poter continuare questo dialogo. E in onore del professor Rodotà ascoltiamo il Gaudeamus. Sì, possiamo, se vuole lasciare. Con la proclamazione testé effettuata, il professor Stefano Rodotà entra a far parte, sarebbe meglio dire torna a far parte del corpo accademico dell'Università degli Studi di Macerata. E in tale veste lo invito a pronunciare la lezione doctoralis sul tema antropologia dell'homo dignus. Prego, professore. Molto generose, direi troppo generose, sono le parole che ha pronunciato il magnifico rettore, il preside della Facoltà di Scienze Politiche, il vicepreside della stessa facoltà. Parole che però mi hanno colpito nel profondo. Il rettore ha appena messo in evidenza
la particolarità per me di questa occasione, è un ritorno. Io ho cominciato qui la mia carriera accademica ufficiale, il ricordo e il legame con Macerata è molto forte, la prolusione del 66 in un luogo più raccolto, l'Aula Magna, alla quale ho fatto doverosa visita stamattina, e sono per me momenti significativi e anche il segno di una riflessione che è cominciata allora, che è proseguita e che è proseguita in vario modo, è stato ricordato. Io vi sono molto grato di questa presenza di stasera, ringrazio tutti e sono nello stesso spirito di 44 anni fa, cioè cercare di proporre un tema che è nello stesso tempo indicativo di una ricerca che io penso di svolgere, che sto svolgendo, e dei legami profondi che ha con la società. E io aggiungerei ora, con una riflessione forse più matura, della stessa condizione umana. È per questo che ho scelto questo titolo, anche un po' criptico, Antropologia dell'Homus Dignus, che vorrei immediatamente cercare di chiarire, dicendo anzitutto che il significato che attribuisco al termine antropologia nella dimensione giuridica qui considerata è un significato che non riguarda l'antropologia giuridica come conoscenza del diritto, è uno dei modi attraverso il quale, i quali si può conoscere il diritto, ma il mio riferimento è piuttosto al modo e al fatto che il diritto costruisce figure sociali, dunque una vera e propria antropologia. A questa creazione di antropologia il diritto ha sempre contribuito e quando lo ha fatto ha conferito loro persistenze che andavano al di là della vicenda d'origine. Ogni grande operazione giuridica, prima ancora che questo ruolo fosse reso del tutto manifesto dalle carte costituzionali, ha disegnato un suo modello di persona, che non era mai la semplice registrazione di una natura umana, ma un gioco sapiente di pieni e di vuoti, di selezione di ciò che poteva trovare accoglienza nello spazio del diritto e quel che doveva restarne fuori, di ciò che poteva entrare in quello spazio con i suoi connotati naturali e quello che esigeva una metamorfosi resa possibile proprio dall'artificio giuridico. Consideriamo per cominciare il titolo di uno dei grandi documenti fondativi della modernità, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89 in Francia. Questa dichiarazione dà la massima evidenza alla controversia tra chi ha sostenuto e continua a sostenere che i diritti del cittadino altro non siano che diritti naturali formalmente riconosciuti e chi invece vede in essi, cito, questo, una trasmutazione di una umanità indistinta in una cittadinanza determinata. Locke o Rousseau, semplificando. Ma andiamo oltre, continuando a semplificare. Davanti a noi sono due figure, l'uomo e il cittadino. Per la prima, l'uomo può parlarsi di una qualità, per l'altra di uno statuto. Ora, quale che sia la portata che si vuole attribuire a questi due termini, è indubbio che siamo di fronte a una civilizzazione o secolarizzazione o laicizzazione di diritti ritenuti naturali grazie all'intervento di quello strumento, ripeto, squisitamente artificiale che è il diritto. Non è una novità. Pensiamo, facendo un passo indietro molto lungo, alla Magna Carta, al suo habeas corpus, all'antica promessa che nel 1215 il re fa a ogni uomo libero. Non metteremo né faremo mettere la mano su di lui se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese. Siamo di fronte all'abbandono di una prerogativa reggia.
Quel che ne risulta, infatti, non riposa più sulla sovranità-sacralità. Si cala nel mondo, si presenta come l'esito di una negoziazione complessa tra il sovrano e gli uomini liberi, manifesta l'avvio di un intrecciarsi di fattori che in tempi assai successivi porterà a quella autolimitazione dello Stato sovrano come atto di fondazione dei diritti pubblici subiettivi. Lungo è dunque il percorso che ci conduce alla dichiarazione dell'89 e al suo estrarre dalla naturalità dell'uomo una figura sommamente artificiale, qual è il cittadino, affidando alla legge e solo alla legge la definizione del suo perimetro. Perciò è legittimo parlare di una nuova antropologia. Avviciniamoci ai tempi nostri e leggiamo quel che scriveva nel 54 Luigi Mengoni. Cito: «Il modello antropologico dell'individualismo proprietario è stato corretto dal diritto del lavoro, che comincia a svilupparsi verso la metà del XIX secolo o verso la fine, nei paesi come l'Italia, a ritardata crescita capitalistica. In quanto presuppone l'uomo che lavora e non semplicemente un proprietario di forza lavoro che la offre sul mercato, il diritto del lavoro instaura l'antropologia definitiva del diritto moderno, fissata nell'articolo 1 della Costituzione che proclama il nostro ordinamento fondato sul lavoro». Qui termina la citazione di Mengoni. Viene così descritto l'esito di un processo storico, irriducibile alla forzatura ideologica di cui qualcuno ritiene che quell'articolo sarebbe espressione, e segna un distacco netto dall'antropologia legata appunto a quell'individualismo proprietario che aveva accompagnato per tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento il diritto civile. Un diritto civile, attenzione, da intendere non come un semplice settore della disciplina giuridica, ma come la fondazione costituzionale dei diritti, dei rapporti privati. Non a caso un grande giurista francese, Jean Carbonnier, aveva parlato del Code civil come della Costituzione civile dei francesi, mettendo in evidenza un aspetto che un grande studioso italiano, Gioele Solari, aveva colto fin dal 1911, sottolineando che la codificazione risponde nel campo del diritto privato a quello che furono le dichiarazioni dei diritti e le costituzioni nel campo del diritto pubblico. Quindi una particolare forza alle discipline civilistiche. Se a questo punto si torna al clima e all'assetto istituzionale del tempo che seguì la dichiarazione dei diritti dell'89, possiamo cogliere subito l'incidenza del Code Civil, del Codice Napoleone, che modifica profondamente l'antropologia emersa dalla Rivoluzione. Esponendo i motivi della codificazione francese, il maggiore tra i suoi artefici, Portalis, scrive: «Al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l'impero». Ecco indicati con ammirevole semplicità il senso e la portata dell'operazione politica realizzata attraverso il codice, individualista e patrimonialista. La proprietà dà il tono al codice. L'aveva detto già con assoluta chiarezza Cambaceres, scrivendo che la legislazione regola i rapporti individuali e attribuisce a ciascuno i suoi diritti in relazione alla proprietà. E lo sapeva bene Napoleone, che nel suo proclama del 18 Brumaio, quando prende il potere, si presentava appunto come il difensore, questo era scritto nel suo manifesto, di libertà, eguaglianza e proprietà, reinterpretando attraverso la cancellazione della fraternità, che non compare nel suo manifesto, la triade rivoluzionaria. Portando a compimento questo disegno, il Code Napoleon definisce non solo lo statuto della borghesia vittoriosa, ma l'intera trama delle relazioni tra i cittadini diviene il piano dei rapporti sociali. La conseguenza di questo radicale mutamento sono evidenti. Cito:
ecco in mano mia il codice civile, non è per nulla il prodotto della società borghese, è piuttosto la società borghese nata nel XVII secolo e sviluppatasi nel XIX che semplicemente trova nel codice una forma giuridica. Così Carlo Marx nel 1849 e Antonio Labriola in Calza. Il novello Stato che ebbe bisogno del 18 Brumaio per diventare un'ordinata burocrazia poggiata sul militarismo vittorioso, questo Stato che completava la rivoluzione nell'atto che la negava non poteva fare a meno del testo e l'ebbe nel codice civile che è il libro d'oro della società che produca e venda merci. Questa critica del socialismo pre e post quarantottesco è molto acuta e dura, e la rilevanza attribuita alla proprietà a diritto esclusivo non oscura soltanto la fraternità, perché il diritto di proprietà esclude gli altri, reinterpreta anche gli altri due riferimenti della triade rivoluzionaria attraverso la saldatura tra libertà e proprietà e il conseguente inevitabile mutamento di senso dell'eguaglianza. Infatti, una volta intesa la proprietà come fondamento della libertà stessa, secondo quella che è la classica lettura del liberalismo, è evidente che essa diviene pure la condizione dell'eguaglianza, dal momento che solo l'eguaglianza nel possesso si presenta come fattore decisivo per il superamento della disparità. L'individualismo proprietario connota non solo l'assetto economico, ma istituisce una diversa antropologia, quella del borghese moderno, che implica quasi una costituzionalizzazione della disuguaglianza. Tra l'originaria Costituzione, la Dichiarazione dei diritti e il Code Civil si manifesta precocemente quella che oggi chiameremmo una asimmetria. Il proprietario tende a cancellare il cittadino, o meglio, a concentrare la cittadinanza in capo al proprietario, con una vicenda che avrà la sua più evidente manifestazione nella cittadinanza censitaria, nella cittadinanza dipendente dal reddito. Davvero si confrontano due antropologie, potremmo quasi dire due diverse persone, anche se questo conflitto viene neutralizzato grazie all'invenzione del soggetto astratto, vero connotato della modernità, e alla conseguente creazione di altri strumenti giuridici che consentono di fare astrazione dalla concretezza dei rapporti economici. Lo sanno i civilisti che conoscono il negozio giuridico. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che l'astrazione del soggetto era indispensabile per uscire dalla società degli status e aprire così la via al riconoscimento dell'eguaglianza. L'invenzione del soggetto di diritto, l'istituzione dell'uomo come soggetto non solo nel mondo giuridico, rimangono uno dei grandi esiti della modernità, di cui vanno compresi i caratteri e la funzione storica. Quel che va respinto è un uso politico che ha via via sterilizzato la forza storica e teorica di quell'invenzione, riducendo il soggetto a uno scheletro che isolava l'individuo, lo separava da ogni contesto, faceva astrazione dalle condizioni materiali. Perciò era indispensabile intraprendere un diverso cammino. Da qui la necessità di riprendere il filo spezzato dell'eguaglianza, sottraendolo non ai benefici di una forma che continua a essere strumento contro l'istituzionalizzazione delle discriminazioni, ma sottraendola a una indifferenza per la realtà dell'essere, disegnando così nuove gerarchie e nuovi abbandoni fondati solo sulla forza politica e la prepotenza del mercato. Da qui la necessità di costruire un contesto in cui libertà ed eguaglianza potessero riprendere a dialogare dopo le grandi tragedie del Novecento. Da qui la necessità di fondamenti capaci di dare all'eguaglianza la pienezza richiesta pure dal mutare dei tempi. Da qui la necessità di passare dal soggetto alla persona, intendendo quest'ultima come la categoria che meglio permette di dare evidenza alla vita individuale e alla sua immersione nelle relazioni sociali. Da qui, in definitiva, una nuova antropologia espressa attraverso la costituzionalizzazione della persona.
Con questi dilemmi e con altri che emergono dalla complessità teorica del tema e dall'asprezza di una storia fitta di ammonimenti si misurano i costituenti italiani. E con essi tutti gli altri costituenti del tempo, quelli che mettono mano alla Costituzione tedesca e l'intera Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma non siamo di fronte a una semplice difesa ripresa delle antiche tematiche, quasi che si dovesse chiudere la lunga e tragica parentesi delle dittature e della guerra, quasi una sorta di eridice Bamus che rimetteva al centro dell'attenzione solo la coppia forte della Dichiarazione dei diritti dell'89 e delle Dichiarazioni dei diritti degli Stati americani, il nascere, come si diceva, tutti liberi e eguali. Questa attenzione esclusiva per libertà e eguaglianza è tornata nei tempi recenti per ricostituire il legame spezzato dal prevalere dell'individualismo proprietario e restituire pienezza alla figura del cittadino, coniando perciò addirittura un termine nuovo, lega liberté. Tuttavia, toccando un punto rilevante del problema, impostazioni come questa non colgono le novità contenute nel costituzionalismo dell'ultimo dopoguerra. L'innovazione più significativa è affidata al principio di dignità. La Costituzione italiana, approvata 22 dicembre 47, fa esplicito riferimento alla dignità negli articoli 3, 13, 36 e lo richiama indirettamente nell'articolo 32, quello sul diritto alla salute. Un anno dopo, il 10 dicembre 48, ho voluto sottolineare questa cronologia per mettere in evidenza la capacità anticipatrice della Costituzione italiana. Un anno dopo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il cui articolo 1 integra l'antica formula settecentesca della Dichiarazione francese, dove era scritto: gli uomini nascono e liberi e uguali nei diritti. La dichiarazione dell'ONU dice: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. E l'8 maggio 49 la legge fondamentale tedesca, la Costituzione di Bonn, si apre con le parole: la dignità umana è intangibile, è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. Una svolta è così compiuta. La dignità si presenta come un ineludibile denominatore comune, disegna insieme un nuovo statuto della persona e un nuovo quadro dei doveri costituzionali. Sul terreno dei principi, questo è il vero lascito del costituzionalismo del dopoguerra. Se la rivoluzione dell'eguaglianza tra fine Settecento e inizio Ottocento era stato il connotato della modernità, la rivoluzione della dignità segna un tempo nuovo. È figlia del Novecento tragico, apre l'era del rapporto tra persona, scienza, tecnologia. E la rilevanza costituzionale della dignità ci dà una ulteriore indicazione. Descrivendo il tragitto che aveva portato all'emersione dell'eguaglianza come principio costituzionale, si è parlato di un passaggio dall'homo hierarchicus all'homo equalis. Ora quel tragitto si è allungato, ci ha portato all'homo dignus, e la rilevanza assunta dalla dignità induce a proporne una lettura che la vede come sintesi di libertà ed eguaglianza rafforzate dal loro essere fondamento della democrazia. Torniamo agli anni che seguirono quelli drammatici della Seconda Guerra Mondiale. In un tempo davvero costituente, due costituzioni, quella italiana del 48 e quella tedesca del 49, non si rifanno immediatamente al modello fondato sul codice della libertà e dell'eguaglianza. Dignità e lavoro sono i due nuovi punti d'avvio. Dignità per la Costituzione tedesca, lavoro come fondamento della democrazia nella Costituzione italiana. Questi due punti d'avvio nuovi, tuttavia, non segnano un congedo dai fondamenti della libertà e dell'eguaglianza, ma ne rinnovano e rafforzano il senso, collocandoli in un contesto nel quale assume rilevanza primaria la condizione generale della persona per ciò che la caratterizza nel profondo, la dignità, e per quello che la colloca nella dimensione delle relazioni sociali, il lavoro.
Il soggetto astratto si incarna nella persona concreta. Qui si manifesta davvero una nuova antropologia che troverà poi molteplici espressioni soprattutto nella nuova temperia culturale istituzionale segnata dalla tecnoscienza. All'origine della scelta per la dignità dei costituenti tedeschi era evidentissima la volontà di reagire alla distruzione dell'umano, a quella che è stata chiamata la morte di Dio ad Auschwitz, che avevano accompagnato l'esperienza nazista e avevano portato alla perversione dell'intero ordine giuridico. Si avvertiva il bisogno di una fondazione più solida. Da qui il cosiddetto cripto-giusnaturalismo della Costituzione tedesca, la consapevolezza, cito, della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini dichiarata dal popolo tedesco nel preambolo di quel testo. Ma nel momento in cui nel 2000 si discuteva intorno alle parole e ai principi ai quali, aprendo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, doveva essere consegnata la prima immagine costituzionale dell'Europa, la decisione di affidarsi prima ad ogni altra parola alla dignità non voleva esprimere solo la rinnovata consapevolezza di rischi mai del tutto tramontati, la necessità di custodire una memoria dalla quale la coscienza europea non potrà mai separarsi. L'esperienza di molti decenni portava oltre il bisogno di un dato di natura al quale aggrapparsi. Si era ormai di fronte a una costruzione consapevole, storicamente collocata, che rendeva possibile non avere come orizzonte predominante la logica sostanzialmente reattiva, oppositiva all'eredità drammatica del nazismo posta all'origine della Costituzione tedesca. La dignità si presenta ormai come uno strumento che, pur essendo ancora oggetto di diffidenze e critiche, è stata concretamente posta nel mondo, le ha consentito un'accettazione anche in ambienti culturali che gli erano stati storicamente ostili. Si era determinata in sostanza una nuova dinamica e proprio uno sguardo realistico obbligava a rendersi conto che la dignità conosceva nuove sfide, continuava a essere violata anche in forme inedite, rendendo così indispensabile non solo una sua riaffermazione d'ordine generale, ma la sua considerazione come un vincolo per la politica e le istituzioni, dal rispetto alla tutela, dal monito proveniente dal passato all'indicazione per il futuro, dalla statica alla dinamica. Una dignità non più soltanto oppositiva, ma fondativa. Lo aveva ben intuito Carlo Esposito quando aveva sottolineato che il regime democratico previsto dalla Costituzione repubblicana, cito le sue parole, non afferma soltanto il principio della pari dignità di ogni cittadino, ma della sovrana dignità di tutti i cittadini. Finita la citazione. Sovrano dunque la dignità, come appunto virtù sovrana apparirà negli anni più recenti l'eguaglianza a Ronald Dworkin. È in questo clima che si compie la scelta che porterà all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, che riproduce sostanzialmente le parole di apertura della Costituzione tedesca sulla inviolabilità della dignità umana, la persona inseparabile dalla sua dignità. Questa conclusione richiama una storia lunga, davvero l'invenzione di un'altra umanità attraverso la dignità dei cristiani e quella dell'uomo moderno, rinascimentale, con una scoperta che fece esclamare «Magnum miraculum est homo». Ma il modo in cui il tema della dignità è stato riproposto nel tempo che viviamo si è sempre più identificato non tanto con una essenza o una natura dell'uomo, quando piuttosto con le modalità della sua libertà e eguaglianza. Non è certo un caso che il principio di dignità sia giunto alla ribalta del costituzionalismo e dei sistemi giuridici nel momento in cui è apparso ineludibile il rifiuto della imposizione esterna, della costrizione in ogni sua forma, del rispetto profondo dell'umano. Per vivere, ci ha ricordato Primo Levi, occorre una identità, ossia una dignità. Solo da qui, dalla
radice dell'umanità può riprendere il cammino dei diritti. Proprio questa consapevolezza è alla base di un'altra scelta rinvenibile nella Carta dei diritti fondamentali, dove nel preambolo si afferma che l'Unione Europea pone la persona al centro della sua azione. Una ricostruzione complessiva del sistema costituzionale italiano consente di giungere a conclusioni analoghe, nella sostanza anticipatrice, persino più nette per quanto riguarda la centralità della persona. Se questa consapevolezza ha tardato a manifestarsi, ciò è dovuto a un insieme di fattori culturali e politici che qui non posso analizzare. Ma il punto significativo è rappresentato proprio dal fatto che la rilevanza attribuita alla persona, anzi la sua vera e propria costituzionalizzazione, trovano un fondamento essenziale nel rapporto istituito con il principio di dignità, evidentissimo nella trama costituzionale e che impone oggi anche una lettura dell'articolo 3 che vada oltre la dialettica tra eguaglianza formale e sostanziale, oltre alla lettura che nei due commi di quell'articolo, dell'articolo 3, ritrovava, cito, due modelli contrapposti di struttura socio-economica e socio-istituzionale, l'uno per rifiutarlo, l'altro per instaurarlo. Questa tensione introdotta nel sistema politico-istituzionale permane e tuttavia non si esaurisce qui la portata dell'articolo 3. Ricordiamo come si apre questo articolo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Proprio qui, nella rilevanza attribuita alla dignità prima ancora che dell'elencazione tradizionale delle cause di non discriminazione, razza, lingua, religione, nella qualificazione della dignità come sociale cogliamo non solo una novità, ma il tramite verso la più marcata presa di posizione contenuta nel secondo comma di quell'articolo, con l'esplicita indicazione di un obbligo istituzionale di ininterrotta opera di trasformazione, l'obbligo della Repubblica di rimuovere le diseguaglianze di fatto. Non possiamo più dire dunque che si tratta di una norma a due facce, l'una volta verso la conservazione dell'eredità, l'eguaglianza formale, l'altra rivolta alla costruzione del futuro, l'eguaglianza sostanziale. La sottolineatura della dignità sociale ci porta oltre questo schema, dà evidenza un sistema di relazioni al contesto in cui si trovano i soggetti dell'eguaglianza, poi esplicitamente considerata nella seconda parte della norma. Questa lettura unitaria dell'articolo non ne depotenzia quella che è stata chiamata la sua forza eversiva, ma dice che la stessa ricostruzione dell'eguaglianza formale non può essere condotta nell'indifferenza per la materialità della vita delle persone, per la loro intatta dignità, per i legami sociali che le accompagnano. Proviamo a assaggiare a questo punto i molteplici intrecci rivelati dai rapporti che vengono istituiti tra libertà, eguaglianza e dignità. Nell'articolo 3, ricostruito unitariamente grazie proprio al riferimento alla dignità, compare l'esplicita associazione tra libertà ed eguaglianza, due principi che una tradizione critica e molte tragiche esperienze del Novecento avevano visto in termini di opposizione, se non di radicale esclusione. Ma più avanti, nell'articolo 36, sempre della Costituzione, l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia descrive la condizione umana e la lega alla creazione appunto di una situazione di libertà e dignità. E quando l'articolo 41 esclude che l'iniziativa economica privata possa svolgersi in contrasto con sicurezza, libertà e dignità umana, di nuovo questi due principi appaiono inscindibili. Domanda: possiamo concludere che l'ineliminabile associazione con la libertà è la via che ci immunizza dagli eccessi dell'eguaglianza e dalle ambiguità della dignità, di cui parlerò più avanti e che tanto avevano inquietato nel secolo passato e che proiettano ancora un'ombra sulle discussioni di oggi? Questa ricostruzione del sistema consente di guardare all'articolo 36 come alla norma che dà senso e portata concreta a quella nuova antropologia già desumibile dall'articolo 1 e dal suo riferimento al lavoro.
La Costituzione non guarda al lavoro come ad un'astrazione, non si ferma al dato materiale dell'esistere, stabilisce, cito, che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Non una qualsiasi forma di esistenza, dunque, ma quella che dà pienezza, libertà e dignità. Siamo di fronte a un treccio complesso, un gioco di rinvii che non solo vieta di astrarsi dalle condizioni materiali, ma stabilisce una relazione necessaria tra esistenza, libertà, dignità, sviluppo della personalità. Seguendo questa traccia, la vita non è più nuda, ma trova nello stesso lessico giuridico le parole che possono aiutare a coglierne il senso. Il lavoratore, quindi, come figura emblematica che dà diretta concretezza all'homo dignus, ma non si ferma soltanto a questa figura. E tuttavia, proprio questa antropologia della modernità giuridica è oggi messa in discussione, anzi sfidata e radicalmente legata da una logica di mercato che in nome della produttività e degli imperativi della globalizzazione prosciuga i diritti e ci fa ritornare verso quella gestione industriale degli uomini di cui si parlava nella stagione triste dei totalitarismi del Novecento. Viene spezzato il nesso tra lavoro e dignità, davvero con una rinnovata riduzione delle persone a cose, a oggetti, compatibili con le esigenze della produzione. Dall'esistenza libera e dignitosa si tende a passare a una sorta di grado zero dell'esistenza, alla retribuzione come mera soglia di sopravvivenza, come garanzia solo del salario minimo biologico, del minimo vitale. E torna qui una domanda capitale e antica: se il lavoro possa essere inteso davvero come pura merce. La risposta costituzionale affidata all'articolo 36 oggi rischia di essere respinta sullo sfondo. Viene così oscurato anche il nesso più generale tra rispetto di dignità e libertà e libera costruzione della personalità, che caratterizza l'articolo 2 della nostra Costituzione, alla quale viene finalizzata la stessa garanzia dei diritti fondamentali, facendo così riemergere anche la solidarietà, che è la componente più trascurata e negletta della famosa triade rivoluzionaria, la fraternità. Di questo è necessario tenere conto in un sistema che si vuole segnato dall'attenzione per le relazioni, per una dignità non solo individuale ma sociale, in una Costituzione che, parlando di persona, non intende l'astratto individuo ma la persona sociale. E tuttavia bisogna chiedersi a questo punto se la dignità non sia un fondamento troppo fragile per reggere tante sfide, indebolita dalla sua stessa polisemia, dai molti significati, da intime ambiguità, da indeterminatezza. Quest'ultima è la più antica delle critiche, che coinvolge in realtà tutti i principi, i concetti indeterminati, tecniche come quella delle clausole generali. Torno qui al tema che mi riporta alla prolusione maceratese di 44 anni fa, alla legislazione per principi di cui allora parlavo e che, malgrado incomprensioni che ancora si manifestano e che sono sostanzialmente espressione di una persistente arretratezza culturale, è divenuta tecnica giuridica diffusa e consolidata, che ha trovato piena legittimazione soprattutto grazie al rilievo assunto dalla dimensione costituzionale dei principi e dalla interpretazione costituzionalmente orientata, e che oggi si presenta come la risposta più adeguata non solo alle dinamiche indotte da mutamenti e innovazioni continue e vorticose, ma all'esigenza di una società che viene via via definita dell'incertezza, del rischio, una società liquida. Questa constatazione, tuttavia, non esime dall'obbligo di fare i conti con l'indeterminatezza, per governare la quale sono state messe a punto da tempo tecniche giuridiche ormai ben note. Parlando di dignità e procedendo per approssimazioni successive, si può partire da un'affermazione di carattere generale. La dignità appartiene a tutte le persone,
sicché debbono essere considerate illegittime tutte le distinzioni che approdino a considerarle alcune vinte come non degne o meno degne d'essere vissute, o che giungano alla negazione stessa della capacità giuridica tipica delle legislazioni razziali che hanno confinato milioni di persone, milioni di esseri umani nella categoria delle non persone. In questa sua prima accezione, la dignità si presenta così come fondamento concreto come della nuova accezione della cittadinanza, intesa come patrimonio di diritti che appartengono alla persona in quanto tale, quale che sia la sua condizione e il luogo in cui si trova. La negazione di questi diritti a qualsiasi persona viola il principio di dignità. Certo, qui bisogna fare i conti con quello che è stato chiamato l'abuso del concetto di vita, che ci porta alla questione dell'embrione, certamente irriducibile alla pura dimensione biologica di un insieme di cellule, ma la cui condizione, il cui statuto giuridico possono essere definiti solo attraverso una distinzione tra i diversi stati del corpo, valutandone la reciproca adeguatezza e non con operazioni di mera giustapposizione sulla figura di chi è già nato. Una seconda specificazione indica nella dignità il principio che vieta di considerare la persona come mezzo, di strumentalizzarla, con due ulteriori implicazioni. L'irriducibilità alla sola dimensione del mercato, in particolare per quanto riguarda il corpo come fonte di profitto, il cui divieto è contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma in tanti altri documenti altrettanto eloquenti, e il rispetto dell'autonomia della persona, che non può mai essere strumento di scopi e oggetto di decisioni altrui. Una terza specificazione può essere effettuata ricorrendo alle tecniche che vengono definite come individuazione di situazioni specifiche e di figure sintomatiche. È il caso del decent work, del lavoro dignitoso di cui parlano i documenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ci riporta al tema dell'irriducibilità del lavoro a merce, del lavoratore a oggetto, e che è il fondamento delle clausole sociali previste a livello interno e internazionale. È il caso dei criteri di definizione della dignità sociale, che possono ormai essere desunti da una ricchissima esperienza giurisprudenziale. È il caso del controllo giurisprudenziale sulla compatibilità dell'attività d'impresa con la dignità della persona, che era già nitidamente indicato dall'articolo 41 della Costituzione italiana e che ha avuto molte significative manifestazioni in sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha giudicato la legittimità dell'attività d'impresa considerando proprio l'eventuale violazione della dignità della persona. È anche il caso di particolari categorie di contratti come quelli riguardanti il cosiddetto commercio equo e solidale. Questo controllo delle attività economiche attraverso il principio di dignità ha suscitato la critica di chi vi ha scorto un ordine morale oppressivo, la trasformazione della dignità in veicolo di imposizione autoritaria di valori limitativi della libertà e dell'autonomia della persona. Questa critica sembra incontrare la tesi aggressiva di qualche studioso americano che ha enfatizzato a tal punto il conflitto tra libertà e dignità, la prima come luogo della piena espansione dell'autonomia della persona e la seconda come strumento per imporre dall'esterno valori a questa medesima persona, addirittura avvicinando la dignità come la conosciamo nei sistemi costituzionali europei all'onore nazista. Il fraintendimento è clamoroso, ma rivela l'esistenza di un problema. Proprio gli articoli 36 e 41 della Costituzione forniscono un'indicazione preziosa per affrontare la questione del rapporto tra libertà e dignità, partendo da una indispensabile distinzione. L'articolo 41 indica nella dignità un limite invalicabile per l'iniziativa economica privata. Non può svolgersi in contrasto con sicurezza, libertà e dignità umana.
L'articolo 36 indica il criterio per ricostruire la dignità e per l'individuazione del soggetto al quale spetta questo potere, l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore. La Corte Costituzionale tedesca nell'83 ha scritto che il fulcro dell'ordinamento costituzionale è il valore e la dignità della persona che agisce con libera determinazione come membro di una società libera. Proprio l'inscindibile associazione tra libertà e dignità esclude una sua versione autoritaria. La costruzione dell'homo dignus non può essere effettuata dall'esterno, ha davvero il suo fondamento in interiore homine, ma non per custodire un'essenza, bensì per consentire a ciascuno di determinare autonomamente il proprio progetto di vita. La dignità in questi casi non è indeterminata, ma trova nella persona il luogo e il soggetto della sua determinazione. Così nell'antropologia moderna della persona la dignità conduce all'autodeterminazione, che la Corte Costituzionale ha qualificato come diritto costituzionale fondamentale della persona in una sentenza 438 del dicembre 2008, pronunciata in un momento molto caldo della discussione pubblica. Era il momento del durissimo conflitto sulla vicenda di Eluana Englaro. Io non voglio attribuire un significato particolare, ma la coincidenza colpisce. Che cosa dice questa sentenza della Corte Costituzionale? La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione, il consenso della persona, la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello all'autodeterminazione e quello alla salute. E se non v'era dubbio sul fatto che il diritto alla salute fosse diritto fondamentale della persona, lo dice l'articolo 32, che per l'unica volta nella Costituzione usa questo aggettivo, perché negli altri casi parla con la terminologia tradizionale di diritto inviolabile, qui parla di diritto fondamentale, l'affermazione dell'esistenza dell'autodeterminazione di ciascuno di noi come diritto fondamentale della persona è non una novità in assoluto, perché si poteva desumere dalla giurisprudenza costituzionale, ma la nettezza dell'affermazione certamente è di grande significato. E ricordiamo le parole che chiudono l'articolo 32 sul diritto alla salute. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E questa è una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna delle altre Costituzioni europee, mostrando la capacità anticipatrice, perché oggi questo è il grande tema costituzionale in tutto il mondo, una sorta di nuovo habeas corpus, con il quale il moderno sovrano, l'Assemblea Costituente, promette ai cittadini che non metterà la mano su di loro, come l'antico sovrano inglese non metterà la mano sulla loro vita. Quando si giunge al nucleo duro dell'esistenza, alla necessità di rispettare la persona in quanto tale e la sua dignità, siamo di fronte all'indecidibile dall'esterno. Nessuna volontà esterna, neppure fosse pure quella espressa coralmente da tutti i cittadini e da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell'interessato. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Qui l'autodeterminazione trova il suo saldissimo fondamento e l'inviolabilità della dignità della persona si concretizza nell'inviolabilità del corpo. Una estrema e inaccettabile soggettivizzazione della dignità, una iperindividualizzazione, la negazione di ogni legame sociale, un sostanziale isolamento della persona. A questi interrogativi non credo che si possa rispondere, come alcuni hanno fatto, associando genericamente diritti e doveri che ciascuno di noi dovrebbe rispettare e di cui la dignità dovrebbe essere partecipe, né proponendo il modo suggestivo, il tema dell'autonomia della persona, osservando che la stessa qualità di persona
ad esigere l'indisponibilità degli elementi che compongono la comune dignità. Ma quali sono i caratteri di questa dignità comune? Chi ne definisce gli elementi? Verso chi sarebbe responsabile l'homo dignus al di là di se stesso? È possibile allora indicare un percorso diverso che faccia emergere le diverse dimensioni della dignità, considerando in primo luogo la decisione che la persona può prendere. Se queste esauriscono i loro effetti nella sfera dello stesso interessato, pensate alla dignità nel morire, il diritto all'autodeterminazione è destinato a prevalere, senza la possibilità di sovrapporgli un ordine morale istituzionale, sinonimo davvero di una antropologia alternativa e incompatibile coi diritti dell'uomo. Se invece ovviamente le decisioni interferiscono nell'altrui sfera dell'umano, allora deve prevalere il rispetto dell'altro, che fa emergere propriamente l'aspetto relazionale della dignità. Peraltro la dimensione del potere individuale di decisione non implica autoreferenzialità della persona. Considerando il nesso già ricordato nell'articolo 3 tra dignità e rimozione degli ostacoli di fatto, tra libertà e libera costruzione della personalità, emerge con nettezza un dovere pubblico di costruire un contesto all'interno del quale le decisioni della persona possano essere effettivamente libere. In questo modo l'intervento esterno non si traduce in una compressione, in una subordinazione della dignità a una morale esterna, ma costruisce le condizioni per la sua piena manifestazione in libertà da parte di ciascun soggetto. A questo dovere pubblico si può affiancare quello dei privati, dell'imprenditore che non può svolgere la sua attività in contrasto con la dignità, del datore di lavoro che deve corrispondere la retribuzione necessaria per un'esistenza libera e dignitosa, dei soggetti che governano le formazioni sociali di cui parla l'articolo 2, le cui regole non possono violare la dignità di chi ne fa parte. Un dovere questo che riguarda anche le istituzioni pubbliche, che quando devono rimuovere gli ostacoli lo possono fare in varia forma, abrogando norme o introducendole di nuove, come è accaduto con la riforma del diritto di famiglia che ha restituito alla moglie la sua dignità, e come deve accadere per l'unione di fatto anche tra persone dello stesso sesso, secondo un'indicazione che si ritrova nella Carta dei diritti fondamentali e dell'Unione Europea e che ha trovato esplicito riconoscimento nella sentenza 2138 di quest'anno della Corte Costituzionale, che ha parlato di un diritto fondamentale della persona a veder riconosciuto il suo ruolo nelle formazioni sociali. Così l'homo dignus vive in un sistema di relazioni, acquista la dignità sociale voluta dalla Costituzione. Questa ricostruzione consente di andare oltre le contrapposizioni tra una dignità soggettiva e un'oggettiva, tra la dignità come potere o come limite, perché tutte queste dimensioni sono compresenti in questo medesimo principio. Con questo bagaglio, e terminando, possiamo entrare nel mondo divenuto globale, segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Il corpo è sfidato, la persona diviene digitale, compare quello che è stato chiamato l'homme numérique. Si entra nella dimensione del postumano. L'antropologia profonda del genere umano appare mutata dalle tecniche procreative che possono sconvolgere i sistemi della parentela, dalla prospettiva della clonazione, dall'utero artificiale. Il principio di dignità è ancora un viatico? Può quest'uomo nuovo essere ancora dignus? Alla dignità si fa esplicito riferimento in apertura del codice sulla privacy. Il corpo elettronico, l'insieme delle informazioni che costruiscono la nostra identità, viene così ricongiunto al corpo fisico. La dignità diviene il tramite forte per ricostituire l'integrità della persona,
per evitare che la persona venga considerata una sorta di miniera a cielo aperto dove chiunque può attingere qualsiasi dato e così costruire profili individuali, familiari, di gruppo, facendo divenire la persona l'oggetto di poteri esterni che possono falsificarla, costruirla solo in forme coerenti ai bisogni di una società della sorveglianza, della selezione sociale, del calcolo economico. La Carta dei diritti fondamentali, l'ho già ricordato, ha ribadito il divieto di fare del corpo un oggetto di profitto. Previsto per il corpo fisico, questo principio può essere esteso proprio grazie al principio di dignità al corpo elettronico, all'insieme delle nostre informazioni, come già fanno alcune norme, come quelle che prevedono un'autorizzazione pubblica per trattare i cosiddetti dati sensibili, quelli che riguardano gli aspetti più intimi della vita o la collocazione sociale della persona. Qui il principio di dignità evidentemente si congiunge con quello di eguaglianza per evitare discriminazioni o stigmatizzazioni sociali. Ma sono gli interventi diretti sul corpo quelli che fanno nascere maggiori problemi. Si può intervenire sul corpo per rendere più agevole il suo controllo a distanza, modificandone la fisicità con l'inserimento di elementi elettronici nel corpo stesso o costruendo la sua dimensione elettronica attraverso l'obbligo di portare con sé documenti o strumenti che rendano la persona continuamente tracciabile. Qui il riferimento alla dignità è sicuramente rilevante, consentendo di rimanere ammissibili solo gli interventi a beneficio della persona, della sua salute in primo luogo. Che cosa accade però quando l'innovazione scientifica e tecnologica non è volta immediatamente a controllare la persona, a mettere in discussione la sua dignità, a farla diventare un oggetto, ma consente di migliorare le prestazioni fisiche e intellettuali? Se queste nuove opportunità sono offerte selettivamente, se l'accesso ai benefici offerti dalle tecnologie dipende dalle risorse finanziarie, e allora l'esito rischioso è quello di una società castale. Si opera una riduzione della cittadinanza che torna a essere censitaria. Ho tanta salute, tanta rafforzamento della mia intelligenza, quanta ne posso comprare sul mercato. Più drammaticamente si giunge a uno human divide, si parla di divario digitale, il divario umano sarebbe il più drammatico, a un mondo che accetta la costruzione di persone strutturalmente diverse e dove si materializza l'utopia negativa raccontata da Aldous Huxley nel Mondo Nuovo, e dove però si aprono anche prospettive positive grazie all'associazione tra persone e macchina di quel trans o postumano che avevano affascinato fin dalla fine degli anni 20 il fratello di Aldous Huxley, il biologo Julian. Dobbiamo concludere che l'uomo è antiquato, come ha suggerito Gunther Anders, o dobbiamo piuttosto riprendere il filo dell'associazione tra dignità e eguaglianza, la sola che può evitare la separazione radicale tra le persone, quella che addirittura è stata chiamata la possibile guerra tra umani e postumani portatori di qualità diverse. Altri dilemmi sono davanti a noi, altre inquietudini si affacciano. Una persona chiusa in una logica del consumo che produce un'antropologia regressiva, non una figura di consumatore, ma di consumato, come ha scritto nel suo ultimo libro Benjamin Barber. Una persona la cui identità viene sottratta all'autonomia e alla consapevolezza della persona, affidata a procedure automatiche, alla tecnologia dell'algoritmo, all'autonomic computing, tutte tecniche che consentono di costruire la nostra identità ipotizzando probabilisticamente i comportamenti e prescindendo quindi in modo radicale dalle nostre scelte libere e consapevoli. La persona allora di nuovo consegnata all'astrazione, disincarnata, ridotta a fantasma tecnologico. Di fronte a tutto questo si leva l'antropologia dell'homo dignus, che obbliga a mantenere al centro la dimensione dell'umano, la sua ricchezza, l'imprevedibilità e la libertà.
Al diritto, si dice, spetta il compito di difendere le categorie antropologiche fondamentali, la stratificazione delle esperienze umane. Ma per raggiungere questa finalità il diritto non può negarsi al mondo. Proprio il principio di dignità gli consente di seguirne i movimenti, di entrare nelle pieghe del mutamento, di esserne misura senza lasciarsene sopraffare. Perché tutto questo possa avvenire serve molta convinzione, un'attitudine che non perda d'occhio la realtà, che non se ne allontani alla ricerca di un trascendente che non gli offrirà fondamenti più solidi, ma rischia di fargli perdere proprio la fondazione dell'umano. La dignità non è un diritto fondamentale tra gli altri, né una supernorma. Seguendo la storia della sua vicenda giuridica, ci avvediamo che essa è venuta a integrare principi fondamentali già consolidati, libertà, eguaglianza, solidarietà, facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità, rivitalizzandoli persino. Come buona scienza vuole, la ricostruzione complessiva di un sistema esige che se ne colgano le dinamiche, le modalità attraverso le quali ciascuna componente ridefinisce tutte le altre, dando a ciascuna nuova forza e legami più solidi con la realtà. L'homo dignus non si affida a un principio, appunto quella di dignità, che sovrasta libertà, eguaglianza, fraternità e così in qualche modo le ridimensiona. Dall'intrecciarsi continuo di questi principi, tutti fondativi, e dal loro reciproco illuminarsi, questo homo riceve maggiore pienezza di vita e quindi più intensa dignità umana.